Finita questa stagione, però parliamo più che della stagione, avremo modo di farlo, parliamo di questa partita che è stata una partita, insomma, 3-1 per loro fine primo tempo, incredibile. Ma noi ci abbiamo messo del nostro, come al solito, sulle occasioni, perché infatti avevo chiesto a Carrizza nel primo tempo quante parate aveva fatto, ma ha detto nessuna. E nonostante avessimo giocato comunque, ha fatto bene perché giocavano a loro metà campo, però abbiamo fatto errori brutti e quindi abbiamo pagato anche a caro prezzo, insomma, gli errori. Oggi la regia si è divertita molto ad associare l'errore alle tue reazioni in panchina, quindi c'è proprio il racconto della partita vista da Roberto Mancini. Tu sai che quello che hai fatto. No, non mi ricordo sinceramente. Scuotevi la testa. No, perché sono errori che si possono evitare, perché poi nel secondo tempo qualcosa hai detto negli spogliatoi, si entra in campo cattivi, subito una palla gol, subito il gol annullato, poi quell'espulsione ha chiuso il match. Sì, il gol annullato non so per quale motivo, perché il guardalinea aveva dato gol e andava stando, cioè, perché aveva visto benissimo e avrebbe riaperto sicuramente la partita e sarebbe stata anche un po' più bella. E poi l'espulsione l'ha richiusa. Andiamo allo studio di Appiano per il mister. Mister, intanto buonasera. Due statistiche le cito e poi sì, mi deve dire lei quale secondo lei fotografa meglio la stagione. L'Inter ha fatto 20 punti in trasferta nel girone di andata, la squadra migliore della Serie A per distacco. Nel ritorno ne ha fatti 6, la quart'ultima per rendimento. E per quanto riguarda invece i gol segnati, l'Inter ha fatto 33 gol in meno della Roma, 30 in meno del Napoli, due in più dei soli Higuain e Insigne. Qual è secondo lei la statistica di queste due che meglio fotografa quello che è successo nel 2015-2016? Beh, quello che io ho sempre detto, nel senso che abbiamo fatto troppi pochi gol per anche a volte per il gioco sviluppato nel centrocampo avversario, quindi troppo pochi rispetto a tutte quelle davanti a noi e anche a qualcuna dietro. Pochissimi punti nel girone di ritorno fuori casa, però la cosa clamorosa è che comunque con i punti nostri in tutti i campionati oggi d'Europa sono andati in Champions League, arrivando secondi, terzi o quarti, e con questi punti qua in Italia negli ultimi 10 anni si è sempre andati in Champions League. E anche se avessimo mantenuto comunque il ritmo del girone d'andata, quindi avessimo fatto 78 punti, non ci saremmo andati. Questo è perché Roma e Napoli hanno fatto tanti punti, perché sono riusciti a fare tantissimi gol, quindi noi dobbiamo sicuramente migliorare. Al di là degli errori che abbiamo commesso in difesa, ma nelle prime 20 giornate siamo stati bravissimi nella fase difensiva, però dobbiamo sicuramente migliorare in zona gol. Alessandro Scanziani per te, mister. Ciao Roberto, una considerazione. Ciao. Ti ho sentito in conferenza e io credo che l'Inter abbia bisogno di continuità. Stai facendo un progetto, bisogna portarlo avanti, non si può cambiare ogni 2 o 3 anni l'allenatore. Ormai hai dato un'impronta, bisogna che tu la porti avanti. Invece la domanda è, ho visto oggi tanti giovani in panchina, al di là della necessità di doverli portare, c'è qualcuno che può ambire a giocare o a inserirsi subito nel tuo gruppo per l'anno prossimo, o sono ancora un po' acerbi? No, ce ne hanno, tutti quelli che erano qua oggi hanno qualità, però sono giovani chiaramente, bisogna valutare se possono essere pronti per rimanere con noi e stare in rosa, oppure che sarebbe meglio andare a giocare per fare un po' di esperienza. Però sono giocatori che possono avere un futuro all'Inter perché sono giocatori di qualità. Gabi, è stato difficile scegliere chi fare esordire tra questi ragazzi? No, voleva fare esordire un altro, ma Murillo ha pensato bene di farsi espellere ancora una volta e così mi ha fatto debuttare uno in meno, purtroppo. Grazie mister. Allora, buona vacanza. Anticipiamo che avremo una bella chiacchierata di racconto di questa stagione con te nei prossimi giorni. Da vecchio bomber, commentiamo, diamo un voto alla stagione così un po' striminzita di Higuain. No, bisogna fare i complimenti. Complimenti per quello che ha fatto, perché è una cosa incredibile. Credo che durerà veramente tantissimi anni, perché insomma fare 36 gol nel campionato italiano è
veramente difficile. Quindi complimenti a lui, perché comunque è stato un giocatore straordinario.